settimana. Gli agenti della Polizia Postale di Salerno hanno agito dallo scorso febbraio sotto copertura e sono riusciti a infiltrarsi nelle maglie dell'organizzazione criminale acquisendo i necessari trust dei diversi pedofili, tanto da riuscire a identificarli facendoli navigare su siti dove non era garantito né l'anonimato né la non tracciabilità. Tra gli indagati vi è anche una donna siciliana che ha prodotto e pubblicato fotografie che la ritraggono mentre vestita da suora compie atti sessuali con il proprio figlio di 8 anni. Il procuratore Franco Roberti, che ha diretto le indagini che hanno portato a scoprire l'organizzazione criminale dedita alla pedopornografia, ha dichiarato tra l'altro nel corso della conferenza stampa che proprio da Salerno questo tipo di indagini, che hanno consentito di scoprire il più grande archivio pedopornografico online mai trovato in Italia, potrebbero portare ad un nuovo modello investigativo anche sui traffici di armi e droga e sulle attività di riciclaggio e delittuose in genere. Noi abbiamo trovato milioni di file pedopornografici e ci siamo ovviamente per ora fermati soltanto ai soggetti intermedi di questa rete, che ha carattere sicuramente transnazionale e nella quale verosimilmente si conducono anche altre attività criminali oltre a quella pedopornografica. Mi riferisco a traffici di armi, a contrabbandi di merci, a traffici di droga e probabilmente anche attività di riciclaggio. Tutto questo rappresenta la nuova sfida per le nostre investigazioni, la sfida del web occulto che dovremo affrontare anche organizzandoci.